Oggi 4 dicembre 2020 diamo ufficialmente avvio al progetto Scienza di Nerva. Buongiorno a tutti, oggi la classe prima della scuola secondaria di primo grado Pianciani oggi vi presenterà alcuni esperimenti. Potremo assistere alla creazione di un miscuglio in cui sono ben distinte le fasi di due liquidi e, sempre con lo stesso esperimento, avremo modo di studiare un'altra importante caratteristica della materia, la densità. La materia, infatti, ovvero tutto ciò che ci circonda, che occupa uno spazio e che costituisce i corpi, si può presentare in tre stati: liquido, solido e aeriforme, e che ognuno di essi, paragonato all'acqua, ha, a parità di volume, una massa diversa. Inoltre vi mostreremo un esempio di reazione chimica che porta alla trasformazione della sostanza ed è irreversibile. E vi dimostreremo anche che l'aria, anch'essa materia, occupa tutto il volume a disposizione. Buon divertimento! Per fare questi due esperimenti ci dobbiamo procurare due bicchieri di vetro trasparente, olio di semi, sapone liquido per piatti, preferibilmente colorato, e acqua del rubinetto. Lo scopo è farvi vedere che esistono liquidi tra loro non miscibili, che creano un miscuglio dove è facile poter distinguere le diverse sostanze. Aggiungiamo l'acqua nei bicchieri. Nel primo caso aggiungeremo il sapone e poi l'olio. Nel secondo caso, invece, aggiungeremo prima l'olio e successivamente il sapone per i piatti. In entrambi i casi noteremo la formazione di tre fasi: olio in superficie, sapone per i piatti in fondo, mentre l'acqua occuperà il posto centrale. Vi dimostriamo che se paragonato all'acqua, che ha una densità pari a 1, ovvero un chilogrammo, ovvero un litro d'acqua, ha la massa pari a un chilogrammo, tutte le altre sostanze galleggeranno e affonderanno se rispettivamente la loro densità è minore o maggiore dell'acqua, cioè se un litro di sostanza avrà la massa inferiore o superiore a un chilogrammo. In questo caso vedremo che l'olio ha densità minore, invece il sapone ha densità maggiore dell'acqua. Per questa esperienza si servirà una ciotola di vetro trasparente, un vasetto di vetro trasparente, acqua, una candela, un chiostro colorato. Con questo esperimento vi dimostreremo che l'aria, come tutti gli aeriformi, occupa tutto lo spazio a sua disposizione. Prima di tutto però vi facciamo vedere un esempio di soluzione in cui solvente e il soluto formano insieme un composto omogeneo, dove non è più possibile distinguere le due sostanze.
La fiamma consumerà l'ossigeno contenuto nel vasetto di vetro, continuando a bruciare finché avrà questo gas, per poi spegnersi. Bruciando e consumando ossigeno, la fiamma della candela crea un vuoto all'interno del vasetto e questo vuoto verrà riempito dall'acqua richiamata al suo interno. Per questo esperimento ci servirà una bottiglia di vetro, una confezione di bicarbonato di sodio e una bottiglia di aceto. Poi, per rendere tutto più spettacolare, aggiungeremo dell'inchiostro rosso. In natura esistono due tipi di trasformazioni della materia, quelle fisiche e quelle chimiche. Le trasformazioni fisiche non modificano la sostanza, ma soltanto il suo stato. Pensiamo ad esempio all'acqua, che può effettuare tutti i passaggi di stato, solido, liquido e aeriforme, senza mai modificarsi nella sua composizione chimica. Le trasformazioni chimiche, invece, modificano le sostanze e sono irreversibili, cioè non si può tornare indietro. I reagenti si trasformano in prodotto, ma il prodotto non può ritornare ad essere il reagente. Pensiamo alla legna, che quando brucia diventa cenere. L'idrogeno carbonato di sodio o carbonato monosodico, chiamato comunemente bicarbonato di sodio, reagisce con l'acido acetico, detto aceto, in una reazione spettacolare. Questa reazione porterà alla formazione dell'acetato di sodio, sostanza usata comunemente all'interno degli scaldamani, che precipita. Acqua che possiamo vedere nella parte centrale, leggermente colorata di arancio, e anidride carbonica che ha generato la schiuma effervescente.